una piacevole gita sulla neve e dalle viste spettacolari è quella che si può affrontare da Merendaoro e frazione di Recuaro Terme alle Alpi di Campogrosso. Complici gli abbondanti nevicati di quest'anno, questo itinerario è possibile affrontarlo con gli sci d'alpinismo e con le ciaspole. Spesso le quote medie vengono tralasciate dalla maggior parte degli escursionisti diretti al massiccio del Carega e al Sengio Alto, ma anche qui si possono scoprire ottimi percorsi con vari punti di interesse, vieche contrade e baite, alberi monumentali, scorci sulle piccole Dolomiti. Un comodo punto di partenza è la piazza di Merendaoro a 700 metri di quota, dove si può lasciare l'auto, ci si addentra subito per la borgata, dove nel periodo natalizio si incontrano diversi presepi esposti. Passati sulla destra orografica del torrente Merendaoro, si prende una stradella che risale i prati della cima della tomba con alcuni tornanti. Lungo la breve ascesa si apprezza la vista sulla piccola frazione e sullo sfondo il colle di Santa Giuliana. Arrivati nei prezzi del cocuzzolo di cima della tomba, dove un tempo erano situati i fienili sleghe, si trovano alcune baite, si passa vicino a queste e si prosegue per la Carrareccia in leggera salita, aggirando una breve dorsale. Poco sopra si trova la località Mezzo Casonna, dove la strada che sale a Campogrosso spiana per qualche centinaio di metri. Conviene però attraversare ancora verso la valle del Rotolon, lungo un sentiero che porta ad altre baite. Da qui si prende un'altra strada sterrata che si collega con la strada provinciale che conduce a Campogrosso. La si attraversa e si sale per prati diritti verso Malga Ravo. Qui domina la vista sul gruppo del Fumante con le sue guglie slanciate verso il cielo. Si prosegue tagliando leggermente verso destra e in circa un quarto d'ora si giunge al rifugio Piccole Dolomiti alla Guardia. Da questo punto esistono due possibilità: seguire la strada che solitamente si presenta innevata oppure il sentiero con alcune accorciatoie. Si dirige verso il rifugio Giuriolo al passo di Campogrosso. Un'ulteriore possibilità consta nella salita del sentiero delle Mole fino al passo delle Buse Scure. Normalmente non sussistono grandi pericoli, eccetto dopo considerevoli nevicate nel tratto delle due gallerie dove transita la strada. Per effettuare un giro ad anello si può continuare per Malga Campogrosso e scendere lungo il sentiero naturalistico a Cresele, segnavia 125. Dopo un passaggio caratteristico tra due rocce si scende rapidamente a lato di un bosco di faggi fino a Malga Lagodino. Poco sotto ad un quadrivio si continua a scendere. Se si trova ancora neve allora si può passare per le contrade Povaraste e Raltone fino a sbucare tra le case delle Merendaoro. Se invece non c'è grande innevamento conviene seguire il sentiero per la località Roccolo fino a sopra contra Ulbe. Complessivamente l'itinerario si sviluppa per una decina di chilometri e conta 800 metri di dislivello. È ideale per chi vuole passare del tempo in luoghi non troppo frequentati ma al contempo godersi bei panorami sulle piccole Dolomiti.